Molti i supereroi che nascono dalla creatività dei disegnatori italiani. L'inviata Alessandra Barone ha incontrato l'autore dell'ultima copertina di Batman. Vediamo. Le linee del volto mascherato, la tensione dei muscoli, matite, pennelli, fantasia. Un supereroe prende forma così. Simone Bianchi ci accoglie nel suo studio di Lucca. Ecco, in anteprima, il nuovo Batman. L'ultima copertina di Batman. Esattamente, appena assegnata dalla DC Comics. Dalle sue mani i fumetti più famosi. I disegni di Simone diventano anche scene di film, come Wolverine. Talento e determinazione. Io sono cresciuto fra le tele, i pennelli, il mio primo quadro, avevo 2 anni e mezzo e da allora non ho mai smesso. Poi il grande salto negli Stati Uniti. Io quell'occasione me la sono andata a prendere proprio con le unghie e coi denti, perché sono andata a vivere a New York nel 2004 e praticamente andavo alle due grandi case editrici a mostrare i miei lavori quotidianamente. La bellezza della pittura italiana nell'iconografia dei supereroi americani. Gli americani ancora hanno questa visione di noi come i nipoti dei grandi artisti del passato. Disegni e musica. È il manifesto del concerto degli Smashing Pumpkins a Denver. Su e alcune copertine di Caparezza. I suoi quadri oggi nelle gallerie d'arte di tutto il mondo. Maestro per tanti ragazzi che sognano di disegnare supereroi. La cosa più importante da fare è semplicemente disegnare e credere in quello che si fa. O almeno questa è stata la ricetta che ha funzionato per me. America.